maestro Silvano Plafford è il nostro pianista d'eccezione per Fantastici. Pensate che il maestro Silvano Plafford ce l'hanno chiesto per tantissime altre trasmissioni e a tutte loro noi abbiamo detto sì, volentieri, prendetevelo, però finora alla fine non si è concretizzato nulla. Ancora qua. Torniamo però a Fantastici, la rubrica dedicata all'incontro con i nostri fan. Ciao. Questa sera rappresentati da Maci. Sì, ciao. Maci, allora voglio farti una domanda. Sì. Hai mai fatto un lavoro improprio? Perché tu so che hai il problema del lavoro. Sì, sì, praticamente ero società imprenditore, avevo un negozio di infradito, però costava tutto, non andava bene, ieri mo asiago, niente nessuno. Forse non è il target adatto, infatti, è proprio un negozio infradito. Dopo ho aperto un negozio di ciaspo e di sci. Eh beh, l'ha andato un po' meglio. No, perché se io mi spostavo nel frattempo ieri o iesio. Che forse non sia la tua strada quella di fare l'imprenditore. Abbiamo una canzone per gli imprenditori all'ascolto? È una reinterpretazione di un brano. Io non so come l'ha fatto e non so soprattutto perché l'ha fatto. Andiamo avanti con Maci. Che lavoro fa tuo padre? Ma mio padre è un burocrate. Pubblica amministrazione, cos'è? No, casa che i capannoni con le vacche, azienda familiare, mio zio fa il latte, sì. Mio cugino fa i formaggi, mio padre il burro, e sei un burocrate. Certo, e io chiuderei questa intervista con l'ultima domanda. Vai d'accordo con i tuoi vicini di casa? No, neanche ho fiato. No, attenzione. Guarda che si problemi. Attenzione. Forse ho toccato un tasto dolente. Sì. Abbiamo un tasto dolente? Allora, vinto. Casa che ho esposta in Selpergo e la bandiera della pace. Beh, molti. Perché mi credo tanto nel valore della pace, per me è importante. Beh, certo, e quello è un simbolo che diventa un messaggio, certo, certo. E i miei vicini di casa, questa che ho fatto una sera, mi cacciava la bandiera della pace, me l'ha rubata. No, che coppi visto. Beh, insomma, non si fa. No, non si fa, che riga la macchina sua e anche le sue moglie, che da fuoco al portafoglio nel suo fiore. Che ci passa la vita dei gatti, che ho buttato tutto sul pergo. E ho aspettato una mattina che gli era mai indormessato tutto confuso, che mi venisse giù pescare. E che ho fatto un sgambetto, che ho fatto un ramenotto per terra, che io preparai i ciodi per terra, se che ha segnato il sangue, tutti i gumi, se là agonizzante, non ho mai soccorso, sono da in bar. Perché un'altra volta impara a rubarmi la bandiera della pace, mi divento una bestia qui mettiamo la bandiera della pace, perché la pace è un valore, viva la pace! E viva la pace! Con questo messaggio ringraziamo il nostro... Io compro un'altra volta, si mi ruba ancora la bandiera della pace! Maci, ascoltami, abbiamo una fortuna, il maestro Silvano Plafford. Ti ricordo e ricordo a tutti a casa che a volte la musica unisce e riappacifica. Abbiamo una musica distensiva dedicata al vicino di casa del nostro Maci. Devi morire! Devi morire! No! Come in casa te dà un resto! No!